Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo con l'accetta qualsiasi offerta challenge. Una challenge ideata da uno youtuber, non so se americano o inglese, portata su YouTube Italia da Yas. Ovviamente ragazzi ho già parlato con Yas perché lo conosco, mi ha dato la sua disponibilità a portare questa serie. Dovevamo anche fare un video insieme ma purtroppo è partito ed è saltato un po' tutto. In cosa consiste questa serie? Brevemente ragazzi, questa challenge, anzi, praticamente dobbiamo nella prima finestra di mercato accettare qualsiasi offerta arrivi per i nostri giocatori. Però ragazzi, dato che io, lo sapete, sono un po' originale, cosa ho voluto fare? Ho voluto portare questa challenge non con le classiche squadre ma con il Milan aggiornato, cioè in rosa ho messo Kalinic, Biglia, Kessié, Çalhanoğlu, tutti i nuovi acquisti. Quindi sarà ancora più particolare questa challenge perché potrebbero arrivare offerte per Kessié, per Conti, per Bonucci e dovremo perderli. Poi in cosa consiste ancora questa challenge? Brevemente, velocissimamente, dobbiamo accettare qualsiasi offerta arriva e poi simulare fino a gennaio, vedere dove siamo, e poi a gennaio si possono fare tutti gli acquisti che vogliamo col budget che abbiamo e poi a fine stagione si vede dove siamo arrivati. L'obiettivo è cercare di arrivare in Champions, anche se è difficile, però vediamo un po' come si evolve questa challenge. Ragazzi, una cosa importante è che avendoli aggiunti io manualmente nella rossa, giocatori come Bonucci, Kalinic e Çalhanoğlu, controllato adesso scusatemi, non possiamo metterli sul mercato trasferimenti. Però attenzione, possiamo mettere tutti gli altri e ragazzi a gennaio comunque li metteremo sulla lista trasferimenti e potrebbero arrivarci offerte. Quindi ora avanziamo ragazzi e può succedere di tutto. Arriva la prima offerta ragazzi di trasferimento per Antonelli. Dobbiamo darlo via 5 milioni, quindi perdiamo Luca Antonelli. Altra offerta ragazzi per Cristian Zapata. Questa pippa clamorosa la vendiamo a 6 milioni e ciao ciao vai al Torino. No ragazzi, questa non la volevo. Gianluigi Donnarumma va al Watford per 9 milioni. Brutto colpo, cercheremo un portiere a gennaio. E arriva un'altra offerta per Davide Calabria. Va al Palermo per soli 1 milione e 6. Una bella promessa di 19 anni che vola via. No raga, questo proprio non lo volevo dare. Se ne va Suso all'Atletico Madrid per 19 milioni. Maledizione Suso, volevo tenerlo a tutti i costi ma se ne va. E poi vabbè, qui giocatori venduti. Ignazio Abate ragazzi, Ignazio Abate va al Benfica per 5 milioni e mezzo. Attenzione, dobbiamo intervenire bene sul mercato anche se abbiamo già Conti. Nel frattempo ragazzi, attenzione attenzione, ci sta la partita di Supercoppa con la Juve. Togliendo un po' di giocatori, soprattutto Suso, sarà difficile. No, anche Romagnoli, raga, va via anche Romagnoli a 11 milioni e mezzo. Un ottimo, ottimo difensore centrale che avevamo, vola via. E quindi ragazzi, adesso affrontare la Juve con una squadra, diciamo che per fortuna ci sono i nuovi acquisti, quindi ce la giochiamo, ma non una squadra fenomenale. Storari in porta, vediamo, perdiamo 3-1. Doppietta di Marchisio, era prevedibile ragazzi. Però dai, almeno rimangono i nuovi acquisti per gennaio e vediamo che combinano. Bel lavoro addirittura, perfetto. Offerta trasferimento per Mbaye Niang. Vabbè, non mi dispiace Niang, possiamo darlo via. E qui ragazzi, almeno facciamo budget. Facciamo budget per poi comprare a gennaio. Oh mio Dio ragazzi, se ne va anche Jack Bonaventura al Chelsea per 21 milioni. Mamma mia, che brutta cosa. Aspettate, la dirigenza non ti permetterà di prendere altri giocatori. Allora ragazzi, faccio una cosa, perché è giusto dare via anche Bonaventura visto che ci è arrivata l'offerta. Compro un piccola cosa che metto nella serie. Compro un giocatore veramente scarso, così giusto per poi poter vendere Bonaventura. Ok ragazzi, ho preso un giocatore in prestito, questo Sam Schreck. E vediamo se ora mi fa accettare l'offerta per Bonaventura. Sì, perfetto, quindi dato via Bonaventura. Offerta trasferimento per Marco Storari ragazzi. Ecco qui, accettiamo l'offerta. Praticamente sono rimasto, mi sa, senza portieri quasi. Sì, direi proprio di sì. E quindi non so come farò per giocare ragazzi, perché in porta chi ci va? Ok, per ora c'è Storari.
Però ora andrà via, a quanto pare è dura. Offre trasferimento per Paletta, se ne va anche Paletta all'Athletic Bilbao per 7 milioni. Ok ragazzi, nel frattempo iniziamo a simulare la partita col Torino, sperando che in qualche modo la vinciamo, anche se è dura. Però vediamo che succede, perdiamo 2-0 raga, parte malissimo il nostro campionato. Cioè ragazzi, guardate un po', devo giocare con André Silva in porta, rendetevi conto. E c'è la partita col Napoli, appunto con André Silva in porta. La vedo malissima ragazzi, perderemo almeno 6-0. Vediamo, 5-1, mamma mia, si è andato malissimo questa challenge. Offer trasferimento per Bonaventura, che a quanto pare non è andato nella precedente squadra, e quindi dobbiamo accettarlo per il Bayern Monaco per 20 milioni. Come al solito la Juve acquista Alaba, questo praticamente sempre. Altra offerta ragazzi per Paletta, che credevo l'avessimo dato, ma mi sa che sia Bonaventura che Paletta forse non li vendiamo, perché manca ormai un'ora alla fine del mercato e probabilmente non li vendiamo. Ora controllo insieme a voi ragazzi, perché questa cosa sinceramente non la so. Vediamo, mi sa che ce li siamo tenuti Bonaventura e Paletta. Cioè per Bonaventura sono contento, ecco qui, sì, ok. Per Paletta non tanto. Allora ragazzi, giocheremo con André Silva in porta, perché praticamente è l'unico alto, non abbiamo portieri. Allora, ora dobbiamo simulare fino al mercato di gennaio. Quindi vediamo un po', la vedo tragica proprio al massimo. Ecco qui, simuliamo fino al 2 gennaio e vediamo un po' che succede. Ok ragazzi, è il momento della verità. Andiamo a vedere l'overall 49, raga. Quindi siamo messi malissimo. Vediamo come siamo messi in campionato. Siamo 19esimi, raga. 19esimi, rendetevi conto, siamo in zona retrocessione. Questo perché giochiamo senza portiere ragazzi, principalmente secondo me. Vediamo un po' le email. L'unica cosa positiva ragazzi è che abbiamo budget da investire adesso. Questa è veramente l'unica cosa. Abbiamo 137 milioni da investire. Vediamo se quantomeno riusciamo a salvare il salvabile. Ma veramente siamo messi malissimo. Prima cosa, un portiere. Ragazzi, ho messo sul mercato Paletta, vabbè, Locatelli, Bonaventura, Montolivo e Gomez. I nuovi acquisti non si possono mettere sul mercato, questa cosa non la sapevo, però da una parte è meglio, perché così almeno salvaguardiamo un po' i nuovi acquisti di quest'anno per provare almeno a salvarci. Offerta trasferimento per Paletta, ragazzi, lo diamo via, visto che stiamo... ok, non possiamo venderlo, dobbiamo prima comprare. Va bene, allora, offerta troppo bassa per... sto trattando Timo Horn, ragazzi. Vogliono 50 milioni per questo super portiere. Difficilissimo. Il Mönchengladbach, ragazzi, ha accettato 20 milioni per Sommer, che secondo me è un ottimo portiere. Offriamo il contratto. Ragazzi, tante trattative sto facendo. Una di queste è Aqua. 10 milioni per lui, un centrocampista completissimo. Me lo porto a casa perché, ragazzi, penso che Bonaventura andrà via e quindi voglio cautelarmi. Poi vabbè, se compro più centrocampisti posso anche cambiare modulo. Ok, Musacchio qui ci manda qualcosa. Nel frattempo c'è la partita col Cagliari e abbiamo ancora André Silva in porta ragazzi. Ancora non ho chiuso il portiere, forse Sommer. E quindi secondo me perderemo anche questa. No, vinciamo 1-0 con gol di Montolivo addirittura. Tante email ragazzi, tante email. Ok, Timo Horn ha accettato i 50 milioni, o meglio il Colonia. Però per il momento preferisco andare su Sommer ragazzi, preferisco mettergli un po' più di soldi ma prendermi Sommer che costa assolutamente di meno e vediamo se chiudiamo. Poi ci sono altre trattative ragazzi quasi chiuse. Ok, Renato Sanchez ce lo portiamo a casa, 20 milioni per lui, un ottimo acquisto per il nostro Milan, 19 anni. E poi ragazzi, ho chiuso anche Asamoah, che è un jolly, può giocare veramente ovunque ed è un ottimo giocatore perché era in scadenza, l'ho preso a soli 8 milioni. Poi anche Acerbi ce lo portiamo a casa perché i difensori servono sempre, non si sa mai. E per il momento abbiamo chiuso questi affari. Offerta trasferimento per Gustavo Gomez ragazzi, lo mandiamo all'Everton per 7 milioni e mezzo. Arriva un'offerta anche per Paletta, Paletta praticamente è ovunque, cioè non se ne va mai, lo diamo allo Sporting speriamo. Dai, accettatemi il portiere. Offerta per Riccardo Montolivo, lo diamo se Dio vuole al Porto per 5 milioni e mezzo. Ok, poi giocatore venduto Paletta e niente, non arriva ancora il portiere, quindi simuliamo in Coppa Italia con l'Atalanta, ancora senza portiere, con André Silva in porta. Ricordo sempre perché è alto. Vediamo, 3-1, maledizione, ma senza portiere non si può giocare, maledizione.
Il problema è che non arrivano email, ragazzi. Keita Balde, ragazzi. Keita Balde, questa è la stella che andiamo a prendere, ragazzi. Ce lo portiamo a casa. Keita Balde per 30 milioni è un nostro giocatore. Questo cavolo di Sommer che rifiuta tutto. Vediamo queste email, ragazzi. Vabbè, togliamo qui. Finalmente Sommer ha accettato, ragazzi, e ce lo portiamo a casa. Finalmente abbiamo il nostro portiere. Mamma mia, non ce la facevo più. Vediamo poi giocatore venduto. Perfetto, Montolivo e Gustavo Gomez se ne sono andati. E quindi finalmente, ragazzi, posso mettere il portiere. Mamma mia, non ne potevamo più, ragazzi, non ne potevamo più. E io direi di metterci qui anche Keita Balde, perché, ragazzi, l'abbiamo preso e lo mettiamo in campo. Renato Sanchez ce lo portiamo in panchina. Sì, dai, abbiamo sistemato un po', soprattutto col portiere all'esterno, la rosa. Vediamo se funziona già col Torino. Sarebbe una bella cosa, o perlomeno sarebbe divertente, anche se giochiamo fuori casa, quindi è difficilissimo. Però almeno una piccola gioia regalacela, caro Milan. 2-0, vedete? Col portiere è tutta un'altra cosa, maledizione, mannaggia. Offerta trasferimento per Bonaventura. Io lo sapevo, l'Arsenal offre 19 milioni e mezzo. Meno male che sono andato sul centrocampista, se no sarebbe stata durissima. Ok, qui togliamo questi mail. Trasferimento per Locatelli. Madonna, meno male che mi sono buttato sui centrocampisti. Dobbiamo darlo a Pescara per soli 4 milioni e 100. Che brutta cosa, mamma mia. Ok, ragazzi, un'altra offerta per Locatelli allo United. Attenzione, qui già è diversa la situazione. Giocatore venduto, Bonaventura. Maledizione, se n'è andato via. Nel frattempo, ragazzi, simuliamo col Napoli e vediamo che succede. Dai, vi prego, ragazzi, siamo in zona retrocessione. Cerchiamo di vincere contro il Napoli in casa. No, perdiamo 2-0. Si mette malissimo, ragazzi. Ho ancora una piccola trattativa in gioco che, se arriva, rimanete scioccati, ragazzi. Questo ve lo dico. Contratto rifiutato, l'avete visto? Volevo provare a prendere, anzi, ci provo ancora, Totti. Voi direte, ma perché? Perché ormai siamo alla fine della challenge, ragazzi, e per salvarmi mi serve esperienza. Voglio provarci così, perché ormai è andata malissimo e quindi tanto vale provare a metterci più esperienza possibile per salvarci. Offerta trasferimento, ragazzi, per Çalhanoğlu. Oh mio Dio, 22 milioni dobbiamo dare via Çalhanoğlu. No, vabbè, quindi possono arrivare un po' di offerte così casuali. Ok, offerta accettata. Raga, qua faccio il super colpo, visto che se ne va Çalhanoğlu. Provo a prendere Oscar a 50 milioni. Vediamo, questo sarebbe il super colpo. Contratto rifiutato per Oscar. No, raga, devo aumentare un po' il contratto perché non voglio lasciarmelo sfuggire. Ciao Çalhanoğlu, è stata breve ma intensa la tua permanenza nella nostra squadra. Ma vabbè, allora, offerta accettata, raga. Super colpo. Oscar è un giocatore del nostro Milan. Simuliamo la partita con l'Udinese con Oscar in campo. E ho messo anche Andre Silva titolare ora al posto di Kalinic, che è cresciuto. Vediamo un po' se riusciamo a vincere questa partita anche se fuori casa. Madonna, sarebbe una manna dal cielo. Vediamo. No, perdiamo 2-0, raga. È tragica, veramente è tragica al massimo. Vedete, siamo diciottesimi. Cioè siamo praticamente lì lì per retrocedere. Vediamo questa email che dice conferenza stampa. Ok, per il momento non ci sono tante altre trattative che voglio fare, perché questa è la squadra. Alla fine non è che posso fare chissà che cosa. Ragazzi, mercato finito. Questa qui è la nostra squadra definitiva, con Andre Silva, Keita, Oscar, Renato Sanchez, Biglia, Kessié, Bonucci, Condi, Musacchio, Rodriguez e Sommer in porta. Ora, ragazzi, simulo fino alla fine del campionato e praticamente dobbiamo vedere se ci siamo salvati. Stagione finita, stagione chiusa, e vediamo come abbiamo concluso. Sono curioso di vedere se ci siamo salvati. Tredicesimi, ragazzi, ci siamo ripresi. Vabbè, ma senza portiere era normale. Dai, tredicesimi, salvezza tranquilla. Madonna, che brutto dirlo. L'Inter ha vinto il campionato. E ragazzi, niente, finisce qui questa challenge. Mi sono divertito un sacco. Magari con la possibilità di vendere tutti quanti i giocatori è un po' più bello. Io ho voluto fare questa cosa un po' originale. Vi porterà probabilmente anche Leo una cosa simile per l'Inter. Potrebbe essere divertente. Ragazzi, commentate qui sotto. Mi raccomando, ovviamente, tanti mi piace e iscrizione al canale. Ma commentate qui sotto se la challenge vi è piaciuta. Un'altra squadra
per creare tutta questa fantastica serie, veramente divertente. E magari anche squadre un po' più forti, dove lì si fa più mercato, si vendono pezzi grossi, è un po' più bello. Quindi ragazzi, spero che veramente vi sia piaciuta questa challenge, a me un sacco, anche se ci siamo salvati, però va bene così. Un saluto da Ricky e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!